Ok, salve a tutti, buonasera e benvenuti a Leggero Euforia. Stasera, venerdì 7 dicembre 2012, siamo vicini alla fine del mondo, dicono, e quindi approfittiamone per fare questa puntata. Dovrebbero essere le ultime due o tre puntate al massimo, perché poi il 21 sera, che magari per l'appunto è venerdì, mi sembra, ci sta che abbiamo la fine del mondo in diretta a Leggero Euforia, che sarebbe uno scoop eccezionale, anche se poi diciamo che lo scoop non servirebbe a molto, perché dopo non c'è più nessuno, quindi che ce ne importa? Va bene. Quindi, Leggero Euforia, quello che io stasera volevo per prima cosa sottolinearvi e festeggiare anche con voi, naturalmente, è questo. Sicuramente vi ho già detto, festeggiamo il risultato dei referendum americani, perché è una cosa storica veramente la legalizzazione della marijuana per uso ricreativo negli stati di Washington e di Colorado, è una notizia storica. In Washington in particolare c'è stata proprio la serata di celebrazione, perché il referendum, dopo un mese circa dalla sua votazione, è entrato proprio letteralmente in vigore, per cui hanno fatto una grande serata con canne dappertutto, nelle piazze, nelle strade, festeggiamenti, foglie dappertutto, diciamo, cartoni ritagliati a forma di foglia, maschere, insomma, tutta una serie di festeggiamenti enormi. E infatti ci sono tantissimi articoli che ne parlano e che ribadiscono co come nello stato di Washington, in particolare anche in Colorado, però come in Colorado diciamo che i regolamenti attuativi non sono ancora stati varati, per cui ancora, nonostante che il referendum ci sia stato e che il risultato sia stato positivo, però ancora non hanno potuto fare questa propria serata di festeggiamento del risultato. Invece nello stato di Washington, e dice qui dalla mezzanotte di ieri, ed è un articolo che credo che sia proprio di stamattina, no, giovedì 6 dicembre, quindi dalla mezzanotte di mercoledì 5 dicembre, è entrato in vigore il provvedimento che consente a chiunque abbia compiuto 21 anni di possedere per uso personale fino a 28 grammi di marijuana. E qui tutti i giornali italiani non sono esatti, perché sarebbe un'ottima occasione per far sapere che un'oncia, che è una misura inglese, diciamo anglosassone, che però è usata in America, è usata in tantissime parti del mondo, corrisponde a 28,3 grammi, per cui un'oncia, quindi 28,3 grammi di marijuana, sono concessi ed è permesso detenerli, fumarli. E fa seguito appunto questo al referendum sull'iniziativa 502 per la libera circolazione della sostanza per scopi ricreativi, approvato il 6 novembre scorso. La legge proibisce comunque, e questo per quanto riguarda Washington, la vendita e il consumo in luoghi pubblici. Naturalmente poi c'è tutta la polemica che sta nascendo intorno alle leggi federali, che sono ben diverse, per le quali la marijuana ancora è proibita. Per cui il procuratore generale dello Stato di Washington, Jenny Durkan, ha ribadito che la coltivazione, la vendita e il possesso di qualsiasi quantità di marijuana rimane un reato federale, a prescindere dalle leggi vigenti in un singolo Stato. Cioè, per lo Stato di Washington non è reato, però per lo Stato federale, quindi per gli States, per gli Stati Uniti nel suo insieme, nel loro insieme, è ancora reato. Nonostante questo, naturalmente, è comunque un risultato talmente coinvolgente per tutti che circa 150 fra sostenitori e consumatori si sono riuniti sotto lo Space Needle, la torre simbolo di Seattle, per attendere la mezzanotte e festeggiare l'entrata in vigore delle nuove norme che in sostanza depenalizzano il possesso di marijuana dal reato penale ad amministrativo. I partecipanti al raduno hanno offerto spinelli agli inviati e ai cameraman delle televisioni americane e canadesi giunti sul posto. Il mese prossimo entrerà in vigore una legge simile anche nello stato del Colorado, e devo dire che le notizie che io avevo avuto, poi le approfondiremo anche nel corso di stasera e magari poi anche nel tempo, almeno per quello che riguarda il Colorado, non è soltanto il fatto di poter detenere anche lì un'oncia, quindi 28,3 grammi, ma è un fatto anche di poter coltivare fino a 6 piante, e di poter anche ottenere delle licenze di vendita dallo Stato, che permettono, naturalmente sotto controllo, soltanto a persone che non abbiano avuto condanne nell'ambito dello spaccio, eccetera, però è possibile avere delle licenze per venderla e quindi naturalmente per coltivarla, perché se uno la deve vendere legalmente non è che può andare a comprarla al mercato nero e poi venderla legalmente, bisogna anche trovare la maniera di produrla legalmente, perché se no è un po' un assurdo, insomma, che si possa vendere legalmente qualcosa che va acquistata all'ingrosso illegalmente. E quindi, per quanto ancora molto discusse, c'è questo, diciamo, festeggiamento, esultazione degli antiproibizionisti,
Perché comunque, come abbiamo detto, sì, come abbiamo detto in effetti tante volte, è un grosso risultato. E su questo argomento, proprio esattamente sul referendum americani, è uscito, eccolo qua, è uscito un articolo molto lungo che è stato redatto dalle nostre due amiche, che penso molto di voi anche conosceranno, che sono Eleonora Palma Zoccolan e Eleonora Mongelli. Droghe leggere, il punto sulla situazione negli USA. E adesso andiamo un pochino a guardarlo, perché è un articolo che, diciamo, loro sono molto impegnate a capire bene gli aspetti legislativi, economici, e hanno scritto questo articolo anche piuttosto lungo e piuttosto approfondito. E quindi vediamo un po': la notte americana dell'Election Day ha segnato una svolta importante nella storia delle tanto discusse e criticate politiche sulle droghe leggere negli Stati Uniti. Quindi legalizzazione, esiti referendari sorprendenti per un paese storicamente proibizionista come l'America, è certo, perché infatti, diciamo, la proibizione è esattamente in America che è stata inventata nella sua forma moderna, perché in realtà la proibizione è stata inventata molto prima delle sostanze, insomma, ci sono state guerre dell'oppio, famose guerre dell'oppio, si sono svolte nel 1700 proprio sulla proibizione o meno in alcuni stati e sul protezionismo legato al proibizionismo dell'esportazione. Però il moderno proibizionismo è nato sicuramente in America, e quindi è sicuramente sorprendente per degli aspetti che proprio là dove è nato il proibizionismo, da una parte è anche normale che proprio là dove è nato, esattamente lì che poi alla fine debba andare a finire. E quindi lo slogan della campagna in Colorado era stato regolare la marijuana come l'alcol, e mentre l'Oregon ha detto no alla proposta di depenalizzare il possesso e la coltivazione, stati del Colorado e Washington hanno dato il via alla legalizzazione del possesso per uso ricreativo a partire dai 21 anni di età, e la cannabis può essere venduta e sottoposta a tassazione nei negozi con apposita licenza statale. E questo è esattamente quello che io vi ho sempre riferito. È quello che io so, e sono certa che le due ragazze che sono impegnate per documentarsi, e quindi se lo scrivono è perché hanno avuto delle documentazioni valide, tendo più a dare meno retta magari agli articoli di altri giornali, perché se ne leggono veramente di tutte. O forse il fatto che in quell'articolo che abbiamo letto prima si dice che ancora non è legale la vendita, è soltanto legata al fatto che vanno comunque varati dei regolamenti attuativi, e va in qualche maniera poi implementato questo referendum, e ha bisogno ancora di una serie di passi per essere effettivamente in vigore. E quindi la cannabis potrà essere venduta, sottoposta a prelievo fiscale, nei negozi con apposita licenza statale, lasciando ai singoli governi la decisione di stabilire l'entità della tassazione. Naturalmente la legalizzazione, come sottolinea l'articolo giustamente, questo è un aspetto molto importante, apre un conflitto diretto con il governo federale, che classifica la cannabis come sostanza illegale. E nulla di ufficiale è trapelato, però il governatore del Colorado ha avvertito prontamente in un comunicato che non è ancora tempo di festeggiare, e quindi gli ha detto attenzione, loro hanno festeggiato lo stesso, perché d'altra parte la gioia era tanta. E quindi i votanti si sono espressi, come ha detto lo stesso governatore, dobbiamo rispettare la loro libertà. C'è anche questo aspetto, che comunque il referendum, essendo uno strumento di democrazia diretta ed essendo espressione diretta della volontà popolare, non è che ci si può passare sopra e far finta di nulla. Il fatto che i cittadini sono proprio esposti a votare perché passasse. E quindi la prima volta che uno Stato ha votato a favore della legalizzazione della marijuana, e ben due Stati l'hanno fatto. Io su questo sono veramente d'accordo, perché non è possibile collocare questo risultato in un contesto storico conosciuto, cioè è veramente un risultato storico. È la prima volta, ci sono già state situazioni in cui la cannabis è stata perfettamente legale, perché lo era di natura, diciamo, nei secoli scorsi nessuno mai si era sognato di proibirla, e quindi non è la prima volta che è legale, però è la prima volta veramente in questa vigente situazione odierna, nella quale ben due stati hanno deciso di votare a favore della legalizzazione della marijuana, a differenza, ricorderete, del 2010, quando lo stesso referendum in California aveva fallito. E quindi c'è tutto questo, sì, si analizza ancora meglio proprio il fatto, appunto, che ora verranno fuori tutta una serie di cause tra gli stati e il governo federale, perché le leggi sono in contrapposizione in qualche modo, però appare del tutto improbabile che tutto resti uguale dopo questo voto. E infatti già qualcosa è cambiato. È notizia di pochi giorni fa la decisione del procuratore distrettuale di Boulder,
di non proseguire l'esercizio dell'azione penale verso i consumatori di piccole quantità di marijuana, seguito da altri colleghi dello Stato di Washington. Contemporaneamente, su iniziativa della deputata del Congresso Diana De Gette, è stato presentato, insieme a una lettera indirizzata al Dipartimento di Giustizia, un progetto di legge che inserisce nella legge federale un meccanismo per il quale, in presenza di normativa statale sull'uso di marijuana, non può esserci prevalenza della normativa federale. Anche l'espressione marijuana, come fanno giustamente notare le ragazze in questo articolo, si è scelta un'espressione desueta, perché in effetti marijuana è un'espressione che veniva usata negli anni 30 proprio in senso dispregiativo. In realtà il nome è canapa, perché la pianta è canapa, e poi si può chiamare anche cannabis, però alla fine in realtà la pianta della canapa, e così si chiama. E quello era il nome, diciamo, messicano, usato in maniera dispregiativa e in modo da sottolinearne l'aspetto di droga, rispetto al termine più semplice, hemp, che era canapa. È da sottolineare come, dunque, attraverso il meccanismo per il quale, in presenza di normativa statale, non può esserci prevalenza della normativa federale, attraverso la federal preemption, ovvero l'accertamento, preemption, credo, l'accertamento di un complesso di norme federali che regolano completamente l'istituto, rendendo incostituzionale l'intervento statale. Beh, questo è un aspetto legislativo molto complicato. Vediamo comunque che le cose si stanno muovendo per il rispetto dei risultati del referendum. Allo stesso modo, nella lettera si chiede di tener conto dell'esito del referendum, disapplicando nei confronti dei privati la sanzione federale. E questo è un pezzo dell'articolo di Eleonora Palma e di Eleonora Mongelli, ed è veramente interessante, perché analizza fino in fondo proprio. E poi c'è anche un'altra seconda puntata, è uscito su libertiamo.it questo articolo, libertiamo, appunto, che è www.libertiamo.it, e la seconda parte tratta un po' più l'aspetto economico, riferisce dei 300 economisti, quando io ve ne ho riferiti erano 200, ora sono 300 gli economisti, inclusi tre premi Nobel, che hanno firmato una petizione che chiede al Presidente, al Congresso e ai governatori americani di considerare attentamente la proposta di legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti. La petizione richiama la sua attenzione sul report, le implicazioni budgetarie della proibizione della marijuana, e praticamente i risultati evidenziano un risparmio di costi in cui incorrerebbe il governo federale se regolamentasse e tassasse la marijuana invece di spendere, come accade attualmente, miliardi di dollari per far rispettare la sua proibizione. Nello specifico, Jeffrey Miron, che è colui che è professore di economia presso l'Harvard University, è colui che ha steso per primo questo rapporto, firmato poi da 300 economisti, ha calcolato che attualmente il governo federale, per far rispettare il divieto di consumo e produzione di marijuana, spende 7,7 miliardi di dollari l'anno. A questo risparmio si aggiungerebbero, queste cifre già ve le avevo dette, mi sembra, 2 o 3 volte fa, leggero euforia, ma diciamo che non bastano mai, almeno secondo me, perché è bene averle chiare, queste cifre sono importanti. A questo risparmio si aggiungerebbero circa 2,4 miliardi di dollari l'anno di introiti fiscali se la marijuana venisse tassata come la maggior parte dei beni di consumo, oppure 6 miliardi di dollari l'anno se venisse tassata come alcol e tabacco. A proposito di cifre, mi viene in mente proprio a questo punto che c'è stato il rapporto sul narcotraffico 2012, il 29 novembre alla Camera, forse anche vi ho detto qualcosa la volta scorsa, è intervenuto Roberto Saviano e ha parlato di un guadagno, e qui si riferiva alla sola Italia, per le narcomafie di 140 miliardi di euro l'anno, che è una cifra enorme, praticamente corrisponde a più di una manovra economica. E qui si parla non soltanto di narcomafie, ma guadagni delle mafie in generale, ma certamente noi sappiamo, anche se non è quantificabile la percentuale dei guadagni delle mafie riferite esattamente alle droghe, però sappiamo che le stime dicono che si va dal 60 all'80% dei guadagni delle mafie sono riferiti proprio al traffico dei narcotici, al narcotraffico. E quindi qua invece si parla del risparmio che ci sarebbe e del guadagno che deriverebbe dalla tassazione, e si parla di 13 miliardi di dollari abbondanti. E quindi, diciamo, questo è un po' quello che è un po' quello, aspettiamo un po' di vedere adesso come si muoverà poi questo
questa serie di problematiche che pone il referendum che è stato approvato, e vediamo un pochino come si metterà un po' le cose. Ora vengo a vedere se la chat presenta qualche domanda. Oh sì, certo, io segnalo la lettera dell'associazione, io infatti ce l'ho pronta, Donato, ti ringrazio perché io ho pronto qui il link perché volevo sicuramente parlarvene anch'io e leggerla. Qui si parla di marijuana terapeutica, di cannabis terapeutica, non si parla più di cannabis ricreativa, perché vi ricordo che è importante proprio distinguere i referendum americani. Questi due di Washington e Colorado in particolare sono riferiti proprio invece all'uso ricreativo. Invece cannabis terapeutica, questa è una notizia italiana, quattro associazioni scrivono a Vendola perché sblocchi la legge. Ed sarebbe anche giusto perché, come vi dicevo anche le altre volte, Vendola, che sta, diciamo, facendosi campagna elettorale già fin da ora, anche con manifesti e cartelli che dicono che abolire la legge Fini-Giovanardi, andare oltre il proibizionismo, perfetto, benvenuto, dico io, però vediamo un po' se fa anche qualcosa di pratico, e qui non gli si chiede di fare qualcosa di pratico per l'uso ricreativo, ma semplicemente di dare una mano su quello che è l'uso terapeutico e l'accesso ai farmaci cannabinoidi. E quindi i radicali dell'associazione Maria Teresa di Lascia, insieme all'associazione Luca Coscioni a Canapuglia e a Lascia, sono firmatari di una lettera aperta inviata al presidente Nichi Vendola per chiedere l'approvazione di una legge regionale sull'erogazione della cannabis terapeutica. Da circa un anno, infatti, la proposta di cui si erano fatti portatori e consiglieri di SEL, prima firma Michele Lo Sappio, giace in discussione in Commissione Servizi Sociali, al cui esame è stata affidata. Nel 2010 è stata approvata una delibera di giunta che introduce l'utilizzo delle principali sostanze psicoattive naturali derivate dalla cannabis a carico del Servizio Sanitario Regionale, ma questo non basta. E infatti la delibera sicuramente non basta, perché di fatti l'accesso a questo tipo di farmaci per i malati è quasi impossibile, data la scarsa informazione, le farraginose trafile burocratiche, lunghissimi tempi di attesa e anche la difficoltà di trovare dei medici che li prescrivano liberi da tabù ideologici, non soltanto, direi io, liberi anche dalla paura poi di essere perseguitati per le loro scelte. Solo una legge regionale sul modello di quella già in vigore, e qui purtroppo no, non è già in vigore, di quella già varata, però purtroppo non è in vigore, tant'è vero che c'è stata una manifestazione a Firenze proprio perché purtroppo non è in vigore per nulla. Siamo in attesa dei regolamenti attuativi, che saranno quelli che regoleranno l'efficacia effettiva della legge, e ancora siamo un po' in alto mare a quanto ho capito, quindi non è in vigore già in Toscana purtroppo, magari, però è varata se non altro, può rendere questo servizio effettivo. Migliaia di malati aspettano di accedervi, infatti il farmaco si è rivelato efficace come antitumorale nel trattamento della nausea e del vomito in pazienti che effettuano chemioterapia, stimolazione dell'appetito in pazienti con sindrome da deprimento nell'AIDS, trattamento della spasticità in malattie neurologiche, sclerosi multipla e lesioni medullari, terapia del dolore, glaucoma, epilessia. Le associazioni pugliesi chiedono al presidente Vendola di attivarsi per sbloccare al più presto l'iter della legge. I malati non possono aspettare i tempi della politica, si legge nel testo della lettera aperta. La sofferenza e il dolore costringe molti di essi a procurarsi la cannabis illegalmente, con grandi rischi, senza garanzie e a costi elevati. E quindi poi c'è tutto il testo della lettera scritta a Vendola, e speriamo, io spero veramente che finalmente ci sia un risultato, in modo che anche la Puglia possa avere la sua legge. Io direi che sì, ben venga sicuramente la citazione di tutti i casi in cui la cannabis può risultare utile. Direi che la legge toscana in questa, se poi venisse finalmente attuata, è veramente positiva e all'avanguardia, perché non fa un elenco di malattie, ma rende al medico, che alla fine è colui che è deputato a questo, rende al medico il compito di decidere chi e per quali sintomi abbia bisogno di farmaci cannabinoidi. E questo, devo dire, secondo me è molto giusto, perché ogni persona poi, e ogni malattia anche, ogni sindrome, ogni patologia ha delle sfumature che sono del tutto individuali e del tutto appartenenti al singolo caso. Ed è il medico, appunto, che ha studiato apposta quello che ha, non dico il potere, perché sennò sembra che sia uno sciamano, però certamente il più indicato a decidere se magari ci può essere un paziente che ha esattamente proprio la sclerosi multipla, ma non riceve, non recepisce, non reagisce ai farmaci cannabinoidi. Può esserci un paziente che ha delle emicranie e invece magari
Invece esattamente quello che proprio leggevo il caso proprio l'altro giorno di un paziente e la sua testimonianza diretta su Facebook di un paziente con delle emicranie terribili giorno e notte, resistenti a qualunque tipo di farmaco, per cui lui, che improvvisamente per caso gli è stato offerto da fumare uno spinello di marijuana e lui ha scoperto la maniera che finalmente per 2 mesi non ha più avuto mal di testa, però adesso non ha più ha difficoltà a procurarsela, dovrebbe andare a comprarsela al mercato nero. Naturalmente ha paura del rischio, giustamente, non solo, ma ha paura anche di andare a comprare roba trattata con i pesticidi, che può essere tagliata, perché anche la marijuana può essere tagliata, purtroppo, e quindi è in difficoltà e vorrebbe avere accesso. Non è semplicissimo perché con l'emicrania è un tipo di sintomatologia per cui ancora non è proprio acclarato e di dominio pubblico che si possono usare i farmaci cannabinoidi, eppure è una di quelle nelle quali spesso si è risultata utile. E quindi diciamo sta un po' al medico provare, vedere, capire un attimo chi ha di fronte, che patologia ha di fronte e decidere se è il caso o no di dargli farmaci cannabinoidi. E quindi viene chiesta coerenza al vendola giustamente da queste quattro associazioni che sono l'associazione Maria Teresa di Lascia, associazione radicale, io credo che sia di Foggia, comunque pugliese sicuramente, l'associazione Luca Coscioni, Lascia, che è l'associazione per la sensibilizzazione della canapa autoprodotta in Italia e dell'associazione Canapuglia, e questa era appunto la lettera che ha messo anche Donato in chat e che comunque vi avrei letto in ogni caso perché mi sembrava una notizia piuttosto importante. Si chiede prima di tutto un incontro e certo naturalmente anche a Firenze è stato chiesto un incontro proprio, è andata anche Mario Stadevini, il senatore Perduca, il segretario dell'associazione radicale Andrea Tamburi, i malati di pazienti in pazienti, insomma tutta una serie di associazioni insieme, anche da Lira, dei malati di AIDS, hanno chiesto un incontro proprio con gli appartenenti al Consiglio regionale, fra cui Enzo Biogi, che è quello che ha curato, diciamo, e seguito da vicino insieme anche a Monica Sgrevi di Fondazione Comunista, l'iter legislativo. Ci sono state delle strane prese di posizione, non si capisce bene, in qualche maniera comunque si è un po' bloccato quella che è l'emanazione del regolamento attuativo, anche lì per cui è stato chiesto un incontro e speriamo che da questi incontri poi riesca a venire fuori qualcosa di positivo e che riesca in qualche modo a sbloccare queste situazioni. E quindi proseguendo, ho trovato un altro articolo interessante nei giornali italiani di questa settimana, La storia della marijuana. Dal proibizionismo alla legalizzazione, perché naturalmente poi dietro a questi referendum finalmente si è aperto un attimo il dibattito e quindi tutti erano pronti. Libera Sessione in Francia, aperto addirittura con una copertina intera dedicata a Yes We Cannabis, giocato sul gioco di parole della campagna elettorale di Obama, che era Yes We Can, sì, noi possiamo, e invece qui è sì, noi cannabis, noi non so nemmeno come tradurlo perché è un gioco di parole, non si può tradurre. Però il gioco di parole è proprio giocato sulla cannabis e quindi se c'è stata una serie di articoli in tutto il mondo veramente numerosissimi, si parla di centinaia se non di migliaia, proprio relativi a questi referendum che sono passati e quindi si è un attimino per fortuna riaperto il dialogo e io su questo articolo che è su giornalettismo, siccome conosco altri articoli di giornalettismo nei quali devo dire loro non sono esattamente molto precisi nel riferire le cose, a volte dicono anche delle cose non del tutto esatte. Io ancora non l'ho letto e quindi magari possiamo dargli una scorsa insieme. E quindi è diventata legale. Prima di allora la pianta era conosciuta fin dai tempi antichi per le sue fibre, proprietà mediche e capacità di alterare la coscienza. Per questo venne definita assassina della gioventù. Venne definita da Aslinger che voleva vietarla perché altrimenti sì, c'è un famoso manifesto appunto assassina della gioventù. C'erano addirittura i film allora negli anni 30 che dimostravano come con un semplice spinello la gente diventasse criminale, si ammazzasse fra di sé, si buttasse dalle finestre, insomma una serie di balle infinita. Oggi invece è stato il giorno della legalizzazione e quale occasione può essere migliore per buttare uno sguardo al passato e vediamo un po'.
L'erba è stata coltivata sia da George Washington, vedi, questo è interessante, non lo sapevo, sia da Thomas Jefferson, si parla dei presidenti, antichi presidenti degli Stati Uniti. I due contavano sulla qualità delle fibre per realizzare dei vestiti. Tale coltivazione rappresenta un antico retaggio di ispirazione inglese, ma io direi anche italiana, perché comunque l'Italia era la seconda produttrice di canapa tessile, seconda soltanto alla Russia fino agli anni 50, quindi diciamo un po' una tradizione che è un po' in tutto il mondo, perché poi fibre di canapa sono state ritrovate fino dai manufatti degli antichi egizi, ma prima ancora i sumeri, i babilonesi. È una pianta veramente, diciamo, diffusa in tantissime parti del mondo e che è sempre stata usata non soltanto in quanto alteratrice di coscienza, anche, non soltanto come farmaco, anche, ma anche per le qualità proprio industriali del suo materiale, perché fornisce corde, stoffe, materiale edilizio, c'è un'infinita carta, fino a che abbiamo fatto la carta con la canapa, non abbiamo avuto bisogno di disboscare un bel niente, perché bastava coltivare la canapa, abbiamo fatto carta con la canapa, la carta è stata scoperta attraverso la canapa, diciamo in qualche modo, o il papiro comunque attraverso piante che non c'era bisogno di disboscare niente, ma semplicemente venivano coltivate di anno in anno e poi venivano usate per fare la carta. E quindi l'idea dell'erba come stupefacente avanzò nella metà del XIX secolo, grazie anche al libro Il Conte di Montecristo. Certo, questo è vero, nel Conte di Montecristo c'è proprio la pasta di hashish e queste cose, però l'idea dell'erba come stupefacente, io mi trovo a contraddire questo articolo un'altra volta, perché è un po' precedente, non è soltanto, addirittura veniva usata in unguento dalle famose sabbie del Medioevo, nelle cerimonie, fra virgolette, delle streghe, che poi erano cerimonie un po' magiche, ma anche cerimonie antropologiche, semplicemente di festeggiamenti. È un po' usata da tantissimi secoli e non ha certo avuto bisogno di aspettare il Conte di Montecristo per essere diffusa. Comunque, diciamo, in un certo tipo limitato di cultura occidentale, sicuramente la notizia è arrivata attraverso il Conte di Montecristo, senza alcun dubbio. I problemi cominciarono a aversi dopo la guerra civile. Qui si passa direttamente al Messico, non si sa come. L'idea dell'erba come stupefacente avanzò nella metà del XIX secolo, grazie anche al libro Il Conte di Montecristo. Poi passa al paragrafo dopo, aggressioni in Messico. I problemi iniziarono a aversi dopo la guerra civile. A causa della dipendenza da oppiacei dei reduci, l'opinione pubblica iniziò a dubitare di questa sostanza. Nel 1906 venne decisa una legge che regolava la distribuzione e la presenza sul mercato di molti medicinali, fra quali la cannabis. Il suo uso ricreativo rimase sconosciuto fino all'ingresso nel XX secolo, grazie soprattutto alla Associated Press, che diffuse notizie su frequenti aggressioni avvenute in quel periodo in Messico proprio a causa dell'abuso di marijuana. Sì, devo dire che io non sono per niente d'accordo con questa ricostruzione, non c'entrano niente le dipendenze da oppiacei dei reduci con la marijuana, assolutamente. Le notizie sulle frequenti aggressioni sono state poi in seguito dimostrate quasi tutte false ed erano notizie diffuse appunto da Aslinger o dai suoi precursori, che volevano trovare la maniera di proibirla, molto probabilmente per tutt'altro motivo, anche perché allora c'era una forte polemica e concorrenza fra i derivati del petrolio e i derivati della canapa, perché dalla canapa si potevano fare una serie di prodotti che potevano essere fatti o attraverso la canapa o attraverso il petrolio, per cui il discorso è un po' più complicato di quanto la raccontano qua. Comunque va bene, ognuno diciamo racconta un po' quello che vuole. L'erba poi divenne molto popolare per musicisti jazz negli anni 20. Louis Armstrong venne arrestato in California nel 30 e ricevette una condanna a 6 mesi per possesso d'erba, e ammise di fumare spesso in quanto la cosa lo rilassava. Certamente, certamente, senza dubbio. E quindi diciamo questo articolo lo possiamo anche chiudere, perché è più la fatica di correggerlo che non il piacere alla fine poi di leggerlo. Qui vedo che domande non ce ne sono, diciamo che siamo già quasi a mezz'ora, anche fra l'altro, vediamo quali altre notizie avevo trovato. Beh, c'era un'interessante intervista al viceministro uruguaiano dell'educazione e della cultura che è uscito su aduc.it, che parla appunto del fallimento della guerra alla droga e della possibilità che in Uruguay ci sia un ripensamento molto forte. Abbiamo visto anche le volte precedenti il presidente Mujica che vuole fare un esperimento, diciamo, di monopolio statale, altre voci che si levano invece per tentare degli esperimenti più, diciamo, allargati di libera coltivazione da parte dei cittadini, non per forza soltanto da parte dello Stato.
Un altro articolo di Aduc riporta la notizia, questa del 6 dicembre, che c'è in corso o c'è appena stata, 5-6 dicembre a Bogotà, quindi c'è appena stata la quarta conferenza latinoamericana sulle politiche sulle droghe. L'altra faccia del proibizionismo sulle droghe è il massacro, e qui naturalmente si parla di cose ben più, diciamo, pesanti, perché si parla di droghe pesanti, di cocaina, di violenza, di corruzione delle forze dell'ordine, corruzione della politica e tutti quei disastri che abbiamo visto più volte, che più volte abbiamo ricordato, che riguardano il Sud America e il Centro America. È interessante sicuramente questa conferenza che c'è stata, magari poi la approfondiremo molto meglio un'altra volta, perché io vedo che il tempo veramente questa volta è passato velocissimo, perché praticamente siamo alle 23:33. E quindi direi che io la mia mezz'ora l'ho esaurita. Spero di essere stata comunque interessante nell'approfondire in particolare la notizia sul referendum. E quindi, ragazzi, buona serata ancora, buon proseguimento e grazie dell'ascolto da Leggero Euforia, e alla prossima settimana.